Abbiamo avviato questa straordinaria edizione della Biennale con un incontro al padiglione dell'Ucraina con tutti i ministri della cultura di molti paesi del mondo che sono presenti qui a Venezia. Credo che sia il modo migliore per l'internazionalità di questa manifestazione per dare un segnale di solidarietà e di vicinanza alla lotta del popolo ucraino. Poi il Padiglione Italia, lo vedrete, è una novità, un solo artista, un'opera bellissima. È un altro investimento che sta nella linea che da qualche anno stiamo cercando di seguire, cioè investire molto nell'arte e nell'architettura contemporanea italiana. Non c'è solo il glorioso passato, ma c'è anche uno straordinario presente. Così il ministro del governo italiano ai beni culturali Dario Franceschini all'inaugurazione del Padiglione d'Italia alla 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Storia della notte e destino delle comete. È questo il titolo del padiglione situato all'Arsenale, coordinato dal commissario Onofrio Cutaia e curato da Eugenio Viola, che vede l'esposizione per la prima volta di un unico artista, Gianmaria Tosatti. Quando al ministro vengono riportati i ringraziamenti dell'Ucraina all'Italia, lui risponde così. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, niente di più. Dopo aver inaugurato il Padiglione Italia, Franceschini è tornato ai giardini per visitare il Padiglione Venezia. Al Padiglione Italia, felice l'artista, erano presenti al taglio del nastro anche il presidente della Biennale Roberto Cicutto, oltre all'assessore alla cultura della Regione Veneta Cristiano Corazzari